Fammi rivedere come curva il tuo sedere, fammi riprovare il riprovevole piacere di depositare la mia mano sul tuo seno mentre camminiamo nel centro di Torino. Vorrei prenderti sul tram, bella circonvallazione, infilando il mio biglietto nella obliterazione. Saliremo a Porta Susa, scenderemo in via Berce, poi vedrai, vorrai tornarci sopra il tram insieme a me. Io te, su di te, io te. Buonasera, buonasera. Io mi sento disorientato, non so voi, e vorrei proprio parlarvi di questo disorientamento. Tutto per me è iniziato già nell'adolescenza. Io avevo letto questo libro che mi aveva entusiasmato, c'era una ragazza meravigliosa che si spoglia mostrando un corpo fantastico e poi prende una bottiglia di champagne, inizia a rovesciarsi addosso lo champagne e cominciano poi a fare delle cose di sesso selvaggio. Anch'io volevo farlo, ma quel giorno lì in casa non avevamo lo champagne, avevamo soltanto della grappa. Non fatelo mai con la grappa, io ho girato 15 giorni così, una cosa terribile. E diciamo, a quel punto ho iniziato a chiedermi se per caso non ero un po' pirla, se ero un caso isolato o eravamo un movimento di massa, e ho iniziato a informarmi come facessero gli altri esseri umani per sopravvivere. E stasera io vi racconterò quello che ho scoperto via via. Vorrei premettere che non ho inventato niente, tanto la realtà è talmente assurda che, come sapete benissimo, è in grado ampiamente di superare la fantasia. Ad esempio c'è questa storia di questo mio mito, che era il capo del servizio d'ordine del liceo Carducci di Milano, una belva umana, uno piccolino ma non era scappato mai una volta davanti alla polizia. Io conosco una ragazza che aveva avuto con lui una liaison sentimentale e le chiedo come fosse lui nella vita privata, e lei mi dice che dopo la prima volta che hanno fatto l'amore, siccome lui è completamente coperto di cicatrici, le inizia a raccontare come è successo: un colpo di pistola, una sprangata, una coltellata, un San Pietrino, un lacrimogeno. E lei non può fare a meno di notare che lui ha uno sbrego spaventoso che parte dal tallone e viene su per tutta la gamba fino alla natica, una specie di spadata a due mani. Parla di cicatrici anche meno vistose, non dice niente di quella, e lei a un certo punto dice: ma scusami, lì cosa ti sei fatto? E lui guarda e dice: no, questo niente, stavo infilandomi i blue jeans, c'era uno spillo, ho tirato. E lì ho capito che non era un caso isolato, insomma, no? Che avevo delle speranze nella vita. E poi ho trovato quest'altra storia meravigliosa di questo imprenditore americano di grandissimo successo, il padrone del whisky The Wild Turkey, il whisky del tacchino selvaggio, che questa azienda compie 150 anni e lui investe una quantità di denaro mostruoso per ingaggiare un gruppo di geni della pubblicità di New York, e questi hanno un'idea strepitosa nel giorno del 150ennale nella città dove è nato il whisky del tacchino selvaggio, al tramonto far volare tutto uno stormo di tacchini bianchi, bellissimo, e prendono tre aerei e ci caricano sopra 3.000 tacchini e ne buttano 300 sulla città prima di accorgersi che i tacchini non volano. Ci sono queste bombe di carne che vengono giù a 8.500 km orari, esplodono al suolo con schizzi di sangue e di intestini. C'era la gente che camminava al tramonto così facendo quattro chiacchiere con gli amici, una cosa agghiacciante, talmente devastante questo episodio che il padrone del whisky del tacchino selvaggio dovette vendere tutto, la casa, la Porsche, l'azienda, per pagare i danni di quello che è passato alla storia come il primo bombardamento a base di tacchini in tempo di pace su una città del Nord America.
E poi ci sono i giapponesi, popolo antichissimo di grande cultura e civiltà. C'è un gruppo di artisti che a un certo punto, così per giocare, per scherzare, per prendere in giro il consumismo giapponese, inizia a inventare delle cose che non hanno senso, come ad esempio gli ombrellini per le punte delle scarpe, che sono proprio dei piccoli ombrellini, tu te li metti sulla scarpa con una cinghietta, la funzione è semplice, quando piove hai l'ombrello grande, ma voi sapete che la punta delle scarpe si bagna e lì hai il subombrello. E così, questi sono un po', vabbè, dei casi limite. Allora andiamo a vedere invece qualcosa che facciamo tutti di fondamentale: la nascita. Per milioni di anni le donne hanno partorito astutamente, sfruttando la forza di gravità per far scendere i neonati, per cui partorivano praticamente in questa posizione accucciate. Funzionava benissimo. Poi grande secolo di scoperte scientifiche e mediche, e gli ostetrici decidono di far partorire le donne sdraiate con il culo verso l'alto, così il bambino per uscire deve arrampicarsi in salita, fa una fatica boia e capisce subito che la vita è una merda. E poi c'è